Senti Gianluca, torniamo un attimo al tuo personaggio. L'hai giudicato prima o dopo averlo interpretato? E poi è stato difficile entrarne e uscirne? Allora, io mi ho fatto di tutto, ho fatto sforzi incredibili proprio per non giudicare il personaggio, neanche per giustificarlo, perché una persona che mette per 10 giorni la sua famiglia morta non può essere giustificata, ma io credo comunque che sia una questione di casualità, perché ci sono state tante pressioni da parte della famiglia, da parte della scuola, appunto, degli esami, la pressione amorosa, insomma. E poi, allora, vorrei dire una cosa. Entrare nel personaggio è stato ovviamente uno sforzo fisico, e come lo è stato uscirne. Ma quale migliore opportunità c'è per un attore se non quella di recitare una persona che recita la parte di un altro, perché lui vuole essere, la sua angoscia è sembrare qualcosa che non è. E dunque, per me è stata una prova attoriale indimenticabile. Ok, l'ultima domanda. In un momento in cui appunto le piattaforme ci mostrano lo splatter, ci mostrano l'horror in modo molto esplicito, un film di questo tipo in cui è tutto invece molto psicologico. Verrà, che dici, come pensi che verrà accolto dal pubblico che lo vedrà? Il true crime ha sempre attratto, diciamo, la psicologia degli spettatori. E può essere interessante offrire un altro tipo di fruizione di un true crime, perché la storia di Percoco è una storia feconda da questo punto di vista, perché si è creata una scissione tra l'innocenza reale e l'innocenza percepita. Lui cessa di essere innocente nel momento in cui uccide i genitori, ma un destino infame gli consente di risultare innocente ancora per un po' di tempo. Questo baratro, prima di tutto morale, psicologico, entro cui lui cade, è secondo me orrorifico tanto quanto uno schizzo di sangue su un muro. Quindi, siccome sono cose realmente accadute, pensare che lo spettatore che ama il true crime possa fruire di questa storia da un'angolatura diversa, perché il vero mostro non è colui che ha trucidato i genitori, ma il vero mostro è colui che ha tentato di fingere una normalità, come se i genitori fossero realmente partiti. È lì che c'è un problema serio. E quindi io mi sono concentrato sugli aspetti psicologici della convivenza di questo ragazzo con un mostro che nasce nel momento in cui lui compie questo gesto efferato e muore nel momento in cui lui si affida ai carabinieri dicendo le parole realmente pronunciate: aiutatemi. E questo mostro si è gonfiato, ha vissuto e si è cibato dei soldi che Franco aveva rubato ai genitori. E quando sono finiti i soldi, il mostro si è affievolito ed è scomparso. Franco Percoco vivrà la maggior parte dei suoi anni fuori di galera. Passerà in un manicomio criminale soltanto alcuni mesi e sarà il manicomio criminale di Aversa a dire che non è un soggetto psicotico. Sconterà soltanto 23 anni di galera
e per la maggior parte della sua vita verrà ritenuto una persona normale, si sposerà. Questo perché? Perché il vero Franco Mostro è morto, è esistito, ma è morto, ed è morto in quella circostanza, perché Franco il dopo Franco, non aspirerà mai ad un'ascesa sociale, non aspirerà mai più a scalare una società che è fintamente aperta, ma che in realtà è così cristallizzata in delle posizioni che sono state prestabilite. Questa è la storia, ed trovo che sia una storia trasversale, moderna, che possa coinvolgere anche qualsiasi ragazzo di oggi che vuole seguire un sogno e si confronta con una realtà, diciamo, che non sempre quel sogno è pronto a realizzarlo. Ok, grazie mille.